questa terra è nostra. Peter Rabbit e le sue sorelle vivono saccheggiando il giardino del burbero signor McGregor. Quando l'uomo muore, i conigli sperano di poter mettere le zampe sul suo orto, ma l'eredità finisce al nipote dell'anziano, un ragazzo di città che odia gli animali e che, con disappunto di Peter, fa breccia nel cuore della sua amica Bea. A più di 100 anni da Beatrix Potter, i bambini continuano a divertirsi con storie di conigli parlanti, ma non si scandalizzano se maneggiano esplosivi o se scimmiottano le Iene di Tarantino. I due goliardici sceneggiatori, infatti, sovvertono il mondo della scrittrice di Kensington. Peter diventa un egocentrico manipolatore che si circonda di personaggi sballati come fossero usciti da Animal House. La storia, talmente sottile da sfiorare il nonsense, è al servizio di gag mirate più alla pancia dei piccoli che alla testa dei grandi.